Allora, come possiamo attuare la parola di Dio sull'amore? Questo amore a cui ci invita sempre Gesù in questo brano del Vangelo di Giovanni. Questo amore per i viventi non è un sentimento astratto, si deve concretizzare in comportamenti conformi all'insegnamento e soprattutto conformi al comportamento stesso di Gesù come uomo. Quindi attenzione ai poveri, condanna dello sfruttamento, lotta per la pace e la giustizia, senza la quale non può esservi pace nel mondo e neppure nei nostri cuori irrequieti. Tutto questo è testimonianza di fede. Gesù è vissuto da povero fra i poveri. La nostra vita quindi deve essere coerente con la nostra fede, se davvero crediamo. Infatti, noi possiamo accogliere in noi lo Spirito ed esserne consolati anche nelle sofferenze, nelle difficoltà e nelle sconfitte della vita quotidiana, solo se agiremo da credenti. Il Vangelo di Giovanni ci mostra un Gesù che parla attraverso i segni per insegnare. Anche la nostra vita deve essere fatta di segni per testimoniare. I segni che noi possiamo fare nella nostra vita sono i nostri comportamenti, che devono essere improntati a coraggio civile e sociale, ascoltando la nostra coscienza. È infatti alla coscienza che parla lo Spirito di Dio, creatore e quindi anche rigeneratore delle nostre vite. La nostra coscienza che ci dice sempre cosa è male e cosa è bene, va ascoltata. Noi sappiamo perfettamente quando i nostri comportamenti sono sbagliati o quando sono giusti. In primo luogo, sbagliati o giusti per gli altri. E se non li conformiamo al Vangelo, noi abbiamo fatto una scelta contraria al Vangelo. Poiché viviamo in un mondo che non crede, dobbiamo prendere esempio da Gesù e tenere dei comportamenti che sono i nostri segni per aprire i cuori degli altri all'ascolto della parola, che da sola può fondare la vera fede.